mia nipotina al nido e mi raccomando, sai quanto costano le babysitter, vero? Sì, vabbè, però si apre il problema di Cirotta. Vabbè, Cirotta troverà un buchetto, sì. Ma dai, ma che ci importa? Mille buchi, non facciamo scherzo. Sai che io alle 10 devo stare fuori di qui, qui. Ma che mi sono buco lunedì? Te lo colgo. Io alle 5 del mattino sono proprio così, non mi vedi, sveglio, pronto per andare a scuola, quindi dammi le prime ore del mattino. Il sabato libero non ho mai chiesto, quest'anno me serve. Hai da fare in parrocchia? Parrocchia, ma magari la parrocchia, io sono la lista. No. Per favore, vedi se ti puoi mettere sempre luci pronti. Anche quest'anno non ho ricevuto le sopra, quindi mi tocca tenere sale grazie alla vicepresidenza. Insomma, come si dice, metti una mano sul cuore, Magliello? Me la metto, va bene? Benissimo, benissimo. Guarda quella macchia di umidità! Tra poco tutta la segreteria si collega addosso! Vado dal preside a protestare! Io sono andata per dirti che magari... Io non lo voglio! Come non lo voglio? L'ho fatto! I miei ragazzi mi fanno una paura! Io sono addosso mia tutto di dormire, mi portavo con te, così... Faccio tu mio uno! Ma in classe dopo vai, capita tutti le prime volte! Non ti devi preoccupare! Tu fai un bel respiro... e entri! Ma lascia perdere l'orario, ma non ti stare a affannare, dai, fregatene di noi. Fregatene, tu piuttosto, che orario vuoi, qualche preferenza? Ma hai visto quella macchia d'umidità? Corretto. Alla Nutella, buono, eh? Molto buono. Vergine, il conflitto della segreteria è in marcio! Professore, un faccia poesia! Azionava il registratore e pensava alle sue cose, che gli fosse in pace.
Gliel'ho detto e detto a te. Non ci poteva mettere nel laboratorio linguistico che è sempre vuoto. Ma il laboratorio è pieno di tocchi. Ah, perché? Qui no. Io l'altro giorno qui ne ho visto uno grosso così, proprio lì. Paola, un morsetto. A che ora è lo scudino? Alle 3:30. No, ma perché siamo venuti così presto allora? Non è possibile. Io devo andare a casa, c'ho la bambinale, la babysitter a 12 euro l'ora. Sei riuscito a interrogarlo ieri, Martini? Ma chi? Ma ha fatto la mosca? Si è messa a correre per tutta l'anna facendo bzzz. Poi si è fatto dare un colpo in testa da Menegozzi. È cascato, morto, stecchito, zampe all'aria. Gli ho chiesto. Ma che fai? Ma lo spiaccicato. È forte, Martini, guarda. Pensa che una volta gli ho messo 9 per come fa bene la mosca. È bravo. Molti problemi, Martini, lo so. Tutti abbiamo dei problemi. Ah, non mi parlate di Cardini. Ti ricordi che fu lui a scrivere sordo la magliola sotto scuola, vero? Sì, questo l'hai sostenuto tu. Ed è stato bocciato anche per questa cosa. Ed era già ripetente. Che facciamo? Lo bocciamo per la terza volta? Senti, per te non c'è uno studente che non abbia una buona qualità. Allora, se sa la grammatica è bravo. Se importa un errore dietro l'altro è un ignorante, è un creativo. E allora che dobbiamo fare? Sei arrabbiata con me? La collega intendeva dire che un po' di grammatica a questi ragazzi non gli farebbe male. Ma sei incoraggiata dalla calce di specchio per forza che ti scrive Sor Paola Maglioni sotto scuola. E non è bello! Sì, ma a me non mi va di prendermela con quelli più svantaggiati. Vuol dire che noi ce la prendiamo con quelli più svantaggiati? Non ricominciamo con questi discorsi. Io per questi discorsi, cara Sor Paola, nel 1977 mi sono beccato qua un lacrimogeno in pieno petto. Guarda, ho ancora i segni, guarda. E compri! Che sono per favore, colleghi! Parla dal distributore. Volete che vi porti qualcosa? A proposito, volete sapere come vive Cardini? No. Beh, ha 8 fratelli. La mamma lava le scale, il padre è morto l'anno scorso. Uno di questi 8 fratelli c'è già il soffio al cuore. E per non parlare che lui passa le giornate al semaforo a vendere Kleenex, fazzoletti e a lavare vetri. Spesso viene a scuola pestato dai concorrenti del colore, pensate. Io lo boccio. Perché, sai, io lo interrogo, sai che mi dice? Prof, impreparato, ma se vuole ne faccio la mossa. Ah, come ha un buon rapporto, abbiamo fatto di tutto. Ma che stati? Ma guarda, l'ho sentito dire ai tuoi compagni, se Cozzolino mi rompe ancora le palle e gli sparo in bocca. Impossibile, tu confondi Lombelli con Cardini. T'assicuro, ho detto, se mi rompe le palle e gli sparo in bocca. No, io non ci posso credere, tu vuoi promuovere uno che minaccia l'unico professore che vuole promuoverlo? Beh, la scuola in passato ha fatto di peggio, ha promosso il preside, ha promosso Cirrotta! No, dai, allora, timballo Roberto, 3 assenze al primo quadrimestre, 5 al secondo. Porca, ho fatto una macchia d'olio da tavolino, oddio, ma mi fai, mi ha bruciato la macchia, togli ste mani. Io non metto qui, vuoi venire stasera a cena da me? Stasera non posso. Peccato, ho invitato anche il presidente della fondazione Simone Martini, che è un caro amico del mio cognato. L'anno prossimo mi faccia segnare un altro istituto, magari Fagioli, magari. Ogni tanto ognuno deve pensare un po' a sé, se i titoli. Poi tu i titoli ce li hai. Figurati, certo che li ho. Che più di bello. Silenzio. Ma che c'è con me? No, parlo col muro. Ora non vi mettete a litigare, per favore. Ma senti come mi tratta. E tu hai consegnato al preside una relazione sulla gita di Verona senza nemmeno farcela leggere. E lo sai che ho scritto? Ha scritto che io e te gli abbiamo scaricato sulle spalle tutto il peso dei ragazzi. A lei è Cirrotta, capito? E ce ne siamo andati a spasso per Verona. Che grande. Sono andata in segreteria e me la sono letta. Ma hai scritto così? Ma che Ma sei pazza? No. Ma da quando è qua si mette pettegolezzi in una relazione ufficiale? Oh! Oh, ma che pettegolezzi? Solo perché ti voglio bene e sei un caro amico. Non ho scritto tutta la verità. Ah, scusa, a Verona, tu, in casa.
notte, non c'eri. No. Ho bussato e non c'eri. Ma che cosa importa al preside? Pronto, pronto, io guarda, questa storia qui, devo guardare. Scusa, Cescola, se Cirotta. Poi dopo su. Cescola, no, Cirotta, ma sei stato dopo, tu! Dopo. Sei stato tu a dire a Baccalauro che faceva bene a mettere nella relazione! Ma lascia perdere, dai, non vedete che io. Dopo, sapere quando, quando, quando si tratta di ciuscare, però sei sempre disponibile. Voi due la dovete finire! Cirotta, non è bello quello che avete fatto. Almeno ci dovete far leggere la relazione! Ma non abbiamo scritto niente, era uno scherzo, dai! E allora oggi lo dice al preside che era uno scherzo? Ma glielo dico, però adesso voi mi dovete lasciar perdere, perché io... Sapete a che ora comincia la mia serata? Lo sapete? Alle sei! Alle sei! Con la differenza che per noi la scuola è un lavoro, per te è una pensioncina anticipata. Tu fai l'ingegnere, non l'insegnante. Io, pomeriggio, progetto impianti di riscaldamento. Quindi la mattina dopo so cosa insegnare ai ragazzi, capito? D'altronde il doppio lavoro è l'unico strumento di aggiornamento professionale che la scuola riconosca. Ma allora io mi vorrei un po' aggiornare. Ce l'hai un posticino nella tua azienda? Mi intendi di termosifoni? No, ma mi intendo di termobili, termi doriani e del complemento di termini. Ma con quello devi scaricare la collega, le vite scolastiche, dai! Ma ridete voi, ridete! Vediamo chi ha il coraggio oggi in consiglio di ridere davanti a... Io certe cose, signora Maiello, le direi se non ne vedrei la necessità, Se non ne vedrei... Dov'è la mia borsa, cavolo? È presa. Maiello, ma che fai? Gli scherzi come alla fine? Cirotta? Dai, là. Che lascia ripetere. Piuttosto, vieni stasera a cena da te. Ah. Invito anche il presidente della fondazione Simone Martini. Ah. Quasi quasi. Ma che ha fatto? Guarda, è un anno che se lo incrocio per i corridoi mi viene addosso facendo ore. Così. Ah. Poi mi dice. Senti, Maiello, ma ti va se ci prendiamo un gelato? Uno in due, uno in cada testa. Con le alunne fa anche peggio. No. Tormenta Sbiletti Italia. No. Il meno che gli ha detto è... Sei una sinistra. No. Sbiletti è scoppiata a piangere ed è corsa dal prese. Cirotta fa quello che gli pare. Stamattina mi è venuto incontro. Senti, Maiello, ti ho una cosa urgente. Si china e gli dice all'orecchio. Ti posso leccare le ascelle? No, le cose mie, e tu mi hai detto. Deficiente, gli ho detto, e sei pure arrabbiato. Perché dopo che te le fai leccare da me? Ma è pazzo, uno come Cirotta, 12 ore di lavoro al giorno, tre è capace di dire, ti leccherei le ascelle. E non è finita, gli ho chiesto, ma che ne sai che quello me letta? Mi ha detto, ma che ma che? Maiello. Ma che c'entra con la Maiello, dice? Ha un amante. Chi aveva l'amante? Ah, Maiello, me l'ha detto un mio amico che è collega del marito. Pare che questo marito stia impazzendo, che ti è numeri. No, guarda, la conosco bene, non credo sia possibile. Ma chi sarebbe l'amante? Ma guarda, al marito non lo ha detto. Però ha detto che è uno di scuola, capito? Quindi non lo so. Ma tu te la ricordi il marito di Sorana? Eh? No. Improvvisamente tu mi hai... Si mette gli occhiali, si mette il rossetto, viene in minigonna col motorino, tutta sexy. Questo quando è cominciato? Vuoi sapere quando è cominciato tutto questo? Vuoi sapere? Vieni, se non lo so, quando è cominciato? Ah, per ora, durante la gita scolastica. Ah, per ora. Ma per una... Ma che hai? Non lo so, ho una cosa qui, alla bocca dello stomaco. Fammi, devi mangiare qualcosa e poi cosa vuoi che succeda? No, basta, mi devo calmare. Ma che fai? Tu nemmeno lo metti. Stamattina ho portato mia figlia Giorgia al video e mi sono venuta via la sua sacchetta subito. Ma dai, ma non ti preoccupare, l'altro giorno ho accompagnato Matilde all'asilo, ho lasciato il biberon alla maestra, poi me ne stavo uscendo e lei mi fa la bambina, io ho detto grazie, sta bene, ma che un bambino si è vergognata così tanto, anzi si vergogna così tanto che ha superato la cosa pensando che è stata trasformata momentaneamente mia figlia da una strega cattiva. Mi ha portato il caffè! No, guarda, se devo il caffè mi dovete accompagnare alla Neuro.
andando via pure senza pagare. Ma t'hanno pregato! E m'hai lasciato con quel cretino del barista e con quel beduino del suo cameriere che si è preso. E te ne sei andato pure senza pagare! Ma non è vero, t'hanno pregato, t'hanno da pagare due volte, dai, guardi là. Perché? Costretti a stare in palestra! Dov'è la mia scrivania? E il mio armadietto? E il mio cestino? Tutti a scuola ora, tutti a scuola! Beduini che vogliono diventare insegnanti, beduini che vogliono diventare architetti, beduini che vogliono diventare professori, e chi farà il beduino? Vogliamo un mondo senza beduini? E fallo tu il beduino? No, mia cara, noi siamo pagati per capire chi vale e chi non vale, chi può elevarsi e chi è meglio se va a zappare la terra. Quanta gente serve a questo mondo per zappare la terra, per i muratori e i beduini. Noi per questo siamo pagati, mia cara. No, caro, noi siamo pagati per istruire. Il metodo è partire da quello che gli alunni sanno fare bene. Mia cara, e se uno sa fare solo il beduino? Se uno sa fare solo il beduino? Beh, i beduini sono ottime persone. Ma avete tanta via, ma voi dovete convincere che i beduini sanno leggere Racine. Ma vi rendete conto che fine abbiamo fatto? Prendiamo per esempio questo Carabini. È un beduino e puzza come una bestia. Io con questo Boisbon Ampou della Venice. Questo vomito impuro di stupidità. Che ci devo fare? Io dovrei leggere se mi genetite le terre per due. Ah, bella pronuncia! Lo so, lo boccio, tre, e poi che fate? Attenzione, Cardini, il talento ce l'ha, è solo che ha tanti problemi. Ecco qua, ci siamo le forze, Cardini ha tanti problemi, e la mamma, e il nonno, e lo zio, e il nonno in carriola. Noi dobbiamo valutare a prescindere dei problemi che uno ha. Io Cardini lo boccio. Cardini è un beduino e io lo bacio. Perché Cardini, quando è in ordine in classe, dall'ultimo banco attacca una legna che lui ha chiamato nena nata per mortilare e che fa così. Dormi, dormi, mortillaro, butta giù un altro amaro, le vignette sono finite, non certo sono sparite, guido d'occhi stai sereno, e noi ti vogliamo bene, quando poi ti riaprirai, tu qui non ci troverai. E poi tutta la classe, punta le pietre, vanno poi a fumare una sigaretta. Ma ve l'ho detto che Cardini è un creativo. Ma Lupo? Non si è ancora vista. Ma mettiamo in ritardo, ma Lupo! Ma no, eccola, sta arrivando! Ma però ci siamo a 18! Lo so, mi dispiace, ti giuro, non accadrà più. Non... Certo, è l'ultimo giorno di scuola. Scusa, scusa. Hai terrore delle cose a bocca. Forse c'entra qualcosa con la pancia. Canello, ma che cos'è questo? Un regalino, ce l'hai messo te. Roberto! Ma che diavolo è? Parati in bocca! Ecco, è la catena che è di Cardini! È la catena.
carica fiera, per modo di dire. Sono gli sgorbi di quella bestia mazzolente. Ma sei sicuro? Mi pare proprio da sua. Io vado dal presidio, guardi. Ma che vai fare dal preside? Tanto sai che cosa dice il preside? Professore, non facciamo poesie. Questo è un problema da risolvere in totem. In toto? No, no, dice in totem. E allora cosa vogliamo fare? Ma non lo so, è la prima volta che mi succede una cosa del genere. Che un alunno mi manda una pistola. Ma è un giocattolo, ma Cardini non mi farebbe mai del male. Ma, scusate, ma le paste che... Eccole! Eccole, eccole! Oh, grazie, grazie! Che bel giovanottone! Che bei pettorali! E posso? Panciotta, la panciotta! È timido! Ti posso? La persona ideale.
ci siamo noi! Preside! Prima di incominciare lo scrutinio, le volevo ricordare che se lei mi avesse dato retta per quella macchia di umidità nella sala professori, non staremo dove ora stiamo! Professore, siamo pieni per sopra! Lei fa troppa poesia! I pompieri hanno detto che è tutto occhio! Ma preside, ma come tutto occhio? La scuola ci sta crollando addosso e tutto occhio! Mi consenta, il problema qui non è fare poesia, il problema è che ognuno di voi faccia il vostro dovere! Ah. A proposito, professorino, sul consiglio del vicepresidente Speroni ho cominciato a controllare i registri, stavo proprio appunto guardando il suo. Cioè, lei sta controllando il mio registro? E l'è molto massicciato. Guardi qua, lei l'ha messo il 13 ottobre un 6 a Ciardini. Io ho controllato sul registro di classe e guardi, proprio lo stesso giorno, il 16 ottobre, scopro che Ciardini l'era assente. Ah! Se Ciardini quel giorno avesse ammazzato la sua mamma, lei con questo documento riproduce l'alibi di ferro. Guardi, le garantisco che io conosco molto bene Gardini e so per certo che non farebbe male del male a sua madre. Chiunque prima o poi ho voglia di ammazzare la sua mamma. Comunque, tornando alla sala dei professori, abbiamo le spalle coperte. La questione col comune è stata affrontata in totem. In totem? Preside, allora? Allora cominciamo. Preside, un attimo però, prima di iniziare vorrei che si facesse chiarezza sulla montatura. Ah, la montatura, preside, la montatura è nata a Verona, la città di Giulietta e Romeo, lo sanno. Mi prego di scusi, preside. Preside, lei vuole divertirsi? No, lo dica, le piacciono le modalità? Perché se non vuole divertirsi, allora metta un po' d'ordine e chiariamo questa storia. La collega Baccalauro le ha presentato una relazione sulla gita di Verona piena di falsità. Le falsità le racconti tu, mia cara. Qui ci sono i colleghi che possono testimoniare. Colleghi, non facciamo poesia. Mi corre l'obbligo di ricordarvi che innanzitutto non si trattava di una gita, ma di un viaggio di istruzione. Preside, noi ci siamo fatti un fegato grande così. Io ho preparato qui una memoria nella quale dico che non parteciperò più a sconci di questo genere, perché, preside, io sono una professoressa, mica una gita turistica per stampagnare di intima categoria, ma vuole che legga? Sì, c'ha bisogno che leggi! No, fermi! Allora, la firma, che per firma! Dove devo firmare? Dove devo firmare? Dove devo firmare? Correggi il viaggio di istruzione, rientra nei nostri doveri. Va bene, preside. Gli studenti però esagerano e non si lascia di seguire in classe, ma figuriamoci in viaggio. Il pullman era una chiave, una puzza di salumi, mortadelle, provoloni, scorrecci e chetta. Preside, ma i ragazzi sono ragazzi, per loro è gita una festa, è per noi che è un massacro. Preside, la collega Magliello difende i ragazzi perché lei ha viaggiato comoda. Io invece dovevo correre da un capo all'altro dell'autobus per tenere i ragazzi tranquilli. Sei un'impudenza senza limiti. Chi si è dovuto occupare di gestire tutte le liste per la distribuzione dei posti? Io, preside, a presente un pullman, le coppie già costituite vogliono i posti in fondo per baciarsi e cominciare in pace. Le coppie che si vogliono costituire litigano con le coppie già costituite per avere a loro volta l'uso dei posti in fondo. E di Gardini ne vogliamo parlare? E ogni volta che il pullman sorpassava un altro pullman si calava i pantaloni. Ora per mostrare il futuro, ora per mostrare il suo gioiellino a classi di altri istituti. Preside, ma non è vero! Ma non è vero! Ma non si è mai calato i pantaloni! No, è davvero questo Gardini mostrava il cioccolino! Preside, non è vero niente, ero io che dovevo urlare continuamente. In queste circostanze l'insegnante deve intervenire per persuadere i più scalmanati. E chi si è dovuto occupare di persuadere il fidanzato di Spinetti quando ci siamo accorti che si era nascosto sul pullman in mezzo ai ragazzi? L'avete fatto scendere voi? Noi due? Ma signora, meglio, per 1.200 euro al mese non farà che butta fuori? Ma dai! Preside,
Questo fidanzato di Spinecchi è uno sui 30 anni, tutto in perle, con borchie di metallo, capelli casati a zero, ceppo cupo. Quando l'ho visto che si era nascosto tra i ragazzi, io ho detto immediatamente di scendere, ma ha iniziato a minacciare di prendermi a botte, ammazzate, coltellate. Quel beduino gli ha pure tirato contro. Ma che cazzo sei? Ma che cazzo? Gli Spinecchi piangeva e dei compagni ci accusavano a noi di essere senza cuore. Sì, poi quando il teppista è sceso dall'autobus, Spinecchi si è ammutolito e per 3 giorni non ha più parlato. Poi siamo arrivati all'autogrill e Mortillaro, Baccalauro e Cirrotta se ne sono andati all'autogrill ed è toccato a me e lei stare presso a Gardini tutta la base. Ma secondo te io dovevo anche digiunare? Ma dai! Presto, una birretta, una sola, e ho offerto io poi, Ma insomma, che l'è successo? Sì, erano i bagni! Cercato di calmare gli insegnanti in autogrill. I ragazzi avevano orinato dappertutto e avevano fatto dei segni di enormi genitali! Io è venuto Cardini e mi ha detto di aver fatto colpo su di una ragazza di un'altra città scolastica che andava da Ossa. Mi ha chiesto, posso andare con loro, poi vi raggiungo per ora? Ma la sei matta, gli ho detto! Non l'abbiamo più visto, mai. Ah, questo non c'è nella relazione. Presidi, questa è una novità anche per me. Già, l'ho tenuto all'oscuro anche di questo. Ma presidi, niente di grave, oh. Una ragazzata. Cardini è ricuffazzo in albergo a Verona la mattina in cui ce ne siamo ripartiti. Una faccenda scolata di altri studenti sconosciuti napoletani che aveva dormito in albergo con la sua compista. Ma sono giovani, preside. Una notte di fuoco. Ma ha raccontato tutto. Adesso ha capito, preside, come è andata questa gita. Non avete preso provvedimenti. Questo ragazzo poteva lasciarci la pelle. Preside, Cardini è abituato a ben altro. Ma poi che cosa potevo fare? Ero sfinito, non avevo più energie. Diteglielo come è andata l'ultima notte in hotel. Diteglielo. Ah, che notte, che notte. Preside, c'era una comitiva di tedeschi anziani che hanno tempestato tutta la notte il portiere di telefonati. Troppe casine, troppe casine! Voi italiani fate solo casine! E il portiere telefonava a me. Professore, faccia qualcosa! Perché mi mandano in gita se non siete in grado di tenere a freno i ragazzi? E voi? Perché accettate gita in questa topaia? Se lo sapete che i ragazzi, per loro natura, fanno casino? E come voi, i ragazzi si inseguivano gettandosi delle secchiate d'acqua e il consolino inseguiva loro con pigiama strisce. Beh, pigiama, che viola! Ma chi c'entra della vestaglia da soubrette, che c'è chi può? Non mi ricordo. Non ti ricordi niente, come potresti? T'ho pescato nella stanza di Valerio Nicoletta, Botteranda, Scarini di Paola, Manetti Barbara, a organizzare un pigiama pane. Preside, non è vero nulla, io stavo solo sorvegliando. Ma che c'è? È vero il corpo, sai? Allora, diciamo che tu quella notte non eri in camera. Ma non è vero? Io? Come non ero in camera? Ho bussato e non mi hai aperto. No, è che non ho passato tutta la notte lì. E alle 3 eri ancora in giro. E tu perché alle 3 sei andato in camera tua? Perché... Ma volevi che chieda a me, lasciamo la scorta, Sor Paola, la bolletta aveva bisogno di un altro tipo di tranquillità. Ma insomma, che è successo alle 3? Preside, alle 3 i ragazzi dormivano tutti quanti, ve lo dico con certezza, perché alle 2 il portiere ha lanciato un ultimatum. Oh, i vostri ragazzi si chiudono le gambe e fanno silenzio, altrimenti io libero il Massino Napoletano. Lei è un Massino Napoletano? Sì. E che aspetti? Lo liberi, lo liberi! Ah, ma sei stato tu? Sì. Così mi hai detto? Sì, e perché? Perché io alle 3 ero sul corridoio, quando a un certo punto ho sentito... Mi sono girato e ho visto una sagoma nera enorme. Era il Massino, 2 palle di fuoco al posto degli occhi e delle zanne fluorescenti. Mi sono salvato solo perché c'era la porta di un cesso, mi sono ficcato lì e ho passato tutto il resto della notte. Ogni tanto provavo ad uscire, ma poi sentivo... Perché
io che ero persino dimenticato il mio indirizzo. A un certo punto mi è venuto incontro il direttore dell'hotel. Mi dica chi preparerà i danni, le stanze allagate, i letti pieni di gavettoni, le impronte di scarpe sul soffitto. E poi mi fa, mi dica un po', ma come hanno fatto i suoi studenti a camminare sul soffitto? E già, come avevano fatto? Ma che ne so, presi della grandezza dei nostri ragazzi è che fanno l'impossibile. È vero. Presi poi alla fine, eravamo tutti pronti per tornare a casa. I fatti, i souvenir comprati e gente che vomitava per eccesso di sbornia notturna. Ed è allora che lei che cade che è stato da quel torpore in cui era caduta dopo che avevamo cacciato quel cafone di suo simpatizzante e ha detto vi faccio una foto, ricordo? Fatto una foto con Maiello al centro e io le baciavo la guancia e spero di l'altra, così! Ah, io sono Paola, ci siamo fatti fare una foto come di dei comici e quanto ci siamo divertiti! D'un tratto Spinetti ha provato di fare una foto a tutti noi professori insieme! Ed eravamo noi professoressi insieme e loro accorciavano e Spinetti pareva finalmente contenta. Chi si pettinava, chi si aggiustava. Chi guardava l'orizzonte con il pulito cuore? E io mi sono addirittura fatto una foto con la bacca Lauro. Così, a lei! A un certo punto mi ha messo un braccio sopra le spalle e gli ha detto: Spinetti, papà, stai consumando tutto il rullino per noi. Fa un po' di foto ai tuoi compagni, su. E lei, rullino. Quale rullino? La macchinetta era buona. No! Che perfidia! Reche il ragazzo! Veramente perfetto. Va bene, colleghi, però adesso cerchiamo di chiudere quest'anno scolastico. Questo Giardini, questo ragazzo così disciplinato, rende la classe che ci accingiamo a scrutinare. È ancora per molto, preside, ancora per molto. Ma è un bravo ragazzo. Ma sì, preside, ha molte qualità. Va bene, una cosa per volta. Una cosa per volta, chi sente il verbale? Noi! Io! Sì. E perché sempre io? Sei insegnante di lei. Tocca a lei, professore, lei è chi legge, lei è una bella penna, lo sappiamo. Ma dove sta scritto che solo l'insegnante di lettere sa tenere la penna in mano? Sta scritto. Beh, questa volta la fa Mortillano o Ciro? Neanche morto. Sei analfabeta? Sì. Professore, non faccia poesia. Il verbale è l'insegnante di lettere, lei è la prassi. Che c'è? È la prassi. Le uscite quasi sempre anticipate e le entrate quasi sempre posticipate.
Beh, la scolaresca è attenta, costante, no? Mediamente sufficiente, tranne un piccolo gruppo che, nonostante noi, supera di gran lunga la sufficienza. Gli altri colleghi condividono il giudizio dell'insegnante di lettere? E io mi sento di condividere a grandi lettere il giudizio del professore di lettere. Io ho solo 3 ore alla settimana in questa classe, ma in queste 3 ore succede di tutto. Chi entra, chi esce, chi si affaccia alla finestra e insulta i passanti, chi sputa la gomma centrando il cestino, chi si posiziona per abbronzarsi, insomma, anche i più bravi sono scolastici. Ma come vuoi che sia, vengono certo scolastici. Però, cari colleghi, i più di questa classe sono nati per zappare. Possono loro imparare il francese. Possono loro apprezzare Racine, Molière, Le Tartuffe, Cyrano di Bergerac. Questi sanno soltanto apprezzare Borghi e De Sica. E se intendessimo alzappare in cortile, sarebbero contenti loro. E sarei contento anch'io. Sì. Sì, probabilmente non mi sembra una brutta classe. Ma che questa classe si è distinta soltanto per il casino che ha fatto durante l'atto e basta. Chi ha organizzato i sit-in perché non funzionavano in tempo sicuro? Chi ha occupato la presidenza per 23 giorni e chi ha fatto migliaia telefonare dalla segreteria al carico della scuola, tra cui una a Cuba, di solidarietà a figli del nastro? No, Presidente, è una bella classe, come no, nella mia materia ci sono solo 16 insufficienze. E io per quanto mi riguarda, Preside, non posso lagnarmi. Gli studenti mi seguono. Pochissimi hanno scelto di non fare religione e preferiscono leggere insieme a me l'arte di amare di troppo. Ah, bravo! Ma non è un libro un po' audace? Un po' sì, ma io sono un po' per rinnovare, perché anche l'insegnamento di religione ha bisogno di cambiare aria. Preside, possiamo prima trattare i casi in la promozione assicurata e poi passiamo al resto. La professora Lupo ha ragione. Guardiamo i numeri, senza far poesia. Dal tabellone emerge che i risultati sono accettabili, proprio come diceva Lettere. Io vedo qui a Salini, per esempio, che ha una bella media, tutti 8, una magnifica macella. Assaliti è un ragazzo veramente a modo, è educato, è bravo, è studioso, e ha tutti 8 e 2 9. Ma Cozzolino che fa? Gli mette 6 in italiano e 6 in storia. Preside, Astariti non è bravo, Astariti è un primo della classe. Astariti è nato primo della classe. Per capire quanto valiamo noi ci dobbiamo confrontare con i cardini. Che mi fa poesia anche lei? Cozzolino, lo devo mettere almeno 7, giusto? Preside, io vi posso mettere anche 14, però trovo che sia sbagliato prendere come punto di riferimento di bravura uno che... Aspetta, io qui sono pagato per far lavorare i ragazzi, ok? Per poter dire quello meritevole, diamo l'imposto adeguato. Quell'altro è una rapa, come dice il Mortillaro, e mandiamolo nei campi, capito? Voglio che il mio giudizio sia rispettato, corretto, attendibile! Perché tu hai sbagliato lavoro, tu dovevi lavorare all'ufficio di collocazione. No, collega, sei tu che dovevi andare a lavorare alla scuola di infanzia. E basta, Scuola, istituto, il dipinto e la fame del mondo! Qui tra poco succede un film!
Aspetta! Me l'aveva detto! Ma che cosa? Che uno di questi giorni veniva qui e mi faceva una scenata davanti a tutti! Sta male! Ma... Io poi non l'ho aiutato! Ma figurati, lo dice solo per spaventarti! Senti, adesso andiamo a 113 così la finiamo con queste cose! No, Stefano, no! Se tu fossi uno capace di assumersi le proprie responsabilità, andresti da quel poveraccio e troveresti le giuste parole per spiegargli tutto! Basta, si può sapere perché tu oggi mi devi rompere i coglioni tutto il solito! Forza, parla piano! Perché? Perché lì c'è il marito, questa è la moglie e tu sei l'amante! Amante? Amante, amante, non mi fate queste facce d'orsoline perché qui lo sanno tutti, perché altrimenti mi fate girare le palle, ma mi girano così tanto che mi girano, elica mi girano! Ma allora tu sei proprio scemo. Allora tu sei proprio deficiente. Allora chi è l'amante di Maiello? Possiamo continuare? C'è poi il caso di Sughero, che è una povera anima del purgatorio. Molti sei, scarsi, qualche cinque. Che vogliamo fare? Inferno o paradiso? Tu il tuo cinque lo puoi passare? Il mio cinque passa sei, Cirotta, ci scambiamo le vostre, per favore. Il mio cinque e mezzo vale sei. Mortillaro, lei ha messo cinque, che vogliamo fare? C'è chi è nato per zappare e chi... Sì, l'abbiamo capito, ma Sughero perché cosa è nata? Sughero, per zappare! E lei, professoressa Pancalallo? Io confermo il 5. Per me è il caso di lasciarla ancora in quarta. Allora, andiamo avanti? Ma il voto non è solo me, è il giudizio globale. Il giudizio globale che va globalmente bocciata. E lei, Cirrotta, che ne dice? Resta attaccato ai suoi 4? Se io mi devo esprimere in termini globali, direi che la ragazza è discreta. Ah, sei proprio buona! Ma allora è sette! Bravo, Cirrotta! Buona, è sette! Ma come sei? E lei, signorina Lugo? Signorina Lugo, lei, il suo cinque, lo possiamo arrotondare? Presidente, io devo pensare una cosa. Ho perso il registro. Madonna! Me l'hanno rubato, me l'hanno nascosto, non lo so! Signorina, ma non è possibile che lei veda sempre cacciarsi in qualche quadro? Presidente, ma non la facciamo così tranquillo, su! Oddio, Lugo, anche le lacrime, ma dai, che sono queste lacrime da bambina? Ma sei una donna, piange dai! Piange pure, quella scuola bisogna essere temprati, corazzati, armati! La scuola è una guerra! Cirrotta, ci siamo stufati da questi scherzi da deficiente, tira fuori il registro di Lugo! Cozzolino, daglielo, che c'hai tu nella borsa, porta! Lo sai cosa sei? Che sei un cretino! Oh, cretino sarai tu! Dalla punta dei piedi alla cima dei capelli, capito? Basta, per favore, un facciamo poesia! Mi ha dato del cretino. E io non lo sapporto, vorrei che fosse messa per base. Scrivi, Lugo! Sì, scrivo, scrivo, ci rotta cretino! Vai su, ma la volete smettere di comportarvi peggio dei vostri allievi? Smettetela! Oh, Sughero, promossa. E ora, Menegozzi. Menegozzi. Questo nome a Menegozzi. Professor Pozzolino, è un altro dei suoi scherzi. Abbiamo scovato un'altra Luisa Morante. Ora, se permettete, passerei ai casi, diciamo, più complessi. Questo Cardini. Ecco, Cardini sì, un mascalzoncello. Ecco qua, gli ho messo 3 in media. È veramente un disastro. Ma che disastro, siete d'accordo insufficiente? Ancora con questa storia di Cardini. Per ora lo lascerei stare, esaminiamo invece Coffaro, lei Cirrotta, ti ha messo 3 in media. Guardi, presenza, il registro. Parla chiaro, dunque, c'ha 4 in aprile, 2 in marzo, 2 in maggio, 2 in giugno, dunque, 4 più 2 più 2 più 2, quanto fa? 10. Diviso 4? 2 e mezzo,
purtroppo, che il professor Speroni se ne approfitta dell'introversione del ragazzo giochicchiandoci oltremodo. Noi dobbiamo partire da background. Background? Ma questo inglese, lo odio questo inglese. Claro, lei conferma 5 a Coppero? 5, 6, è Beguino extra. E lei, Sor Paola, che ci dice? Scusate, cioè, Coppero, in certe materie, liberamente tutta, solo che ha i suoi tempi, come tutti noi. Lui cerca di crescere, e voi dite? Bocciamo, mettetemi la mano in succo. Ma guarda che noi lo bocciamo, in suo colleghi, siete d'accordo con il professor Cirrotta e Mortillaro? Lo vogliamo bocciare? Posso dire una cosa personale? Ecco, anche io una volta sono stata bocciata. No! In guarda ginnasio, è stata una vera e buona umiliazione. Mi sono sentita piccola, piccola, e non sono cresciuta più. Va
bene, però è una cosetta, non vi aspettate chissà che. Da bambino avevo un cane, si chiamava Bufu. Il giorno scappò e finì sotto un albero davanti ai miei occhi. Oggi me ne sono ricordato dopo decenni e mi sono venuti questi versi. No, così ti metto al centro, vogliamo sentirlo bene. Va bene. Avevo da piccolo un orologio a Bufu. È un cane gentile di nome Bubù, no? Non ce la faccio, no, preside, lei che ci stavamo emozionando! Lei la Carmen dei secondi! Il Carmen, preside, il Carmen! Il Carmen, è tutto uguale, c'è! Da capo? Avevo da piccolo l'orologio a cucù e un cane gentile di nome Bubù. Correva e saltava col muso all'insù, gridavo Bubù, gridavo Bubù. Ma un bolide mortale lontano li portò nel mondo delle tenebre, un dì ti trascinò. E ora che son presi di lui e i bambini non sono più, piango e invoco ancora Bubù! Bubù! Felice, no, è un umanista questo ragazzo.
umanista, prete. Ma è disumano, Gardini! Guardate che Gardini ha una situazione familiare spaventosa. La madre è morta, il padre è inchiodato su una sedia a rotelle. Oh, santo Dio! Ma ancora con questa zona, la zona, la mamma, il papà, il nonno, il cariola, insomma, me la dovete. Se io non boccio Gardini, che bacio! Portino, tu non puoi staccare un ragazzo dal suo background. Ma ci sarà pure una cosa che questo ragazzo sa fare, una cosa alla quale ci possiamo affiliare. Preside, l'unica cosa che questo ragazzo sa fare è la mosca. La mosca? Sì, è bravissimo. E allora mandiamo dallo zoo. La mosca, la mosca. Quando io faccio lezione, lui da tutto un banco si mette a usare tutte le classi, fa... Ma io dico, non dico che questo ragazzo non voglia confusamente trasmettere un suo disagio, ma figlio mio, non vedo perché gli devi trasmettere un tuo messaggio svolazzando per tutta la casa. Certe volte mi si appiccica addosso così e mi annusa continuamente, fa... È sgradevole! Pure con me si ha trovato, eh? Interrogato. Lui si alza, si mette a urlare. Che profumino! Che profumino! L'ho tirato un papagno che se lo ricordo molto bene, vediamo se ci provo ancora. Punizioni corporali, io verbalizzo! E verbalizzo! No. Preside, Gardini è... non è cattivo, è un po' fuori di testa, però la mosca la fa fare proprio benino, perché lui è agile, sottile, e lui mette le braccia così e poi è capace di spiccare un salto da qui a lì. Guarda,
sono giovani e se ne vanno via che sono ancora giovani. E noi invecchiamo al posto loro. E che cos'è? Un film dell'orrore. La verità è che i veri ripetenti siamo noi. Io faccio da 12 anni un programma idiota e l'anno prossimo dovrò ripetere la stessa cosa. E come essere bocciati ho tutta la vita. Qui ce ne dovremmo andare tutti a casa. No, però un attimino, preside. Cardini è vero che fa la mosca, ma è una mosca, è terribile. Ha presente le metamorfosi di Ovidio? Al momento un minuto. E il film La mosca ha visto, immagino? No. E la metamorfosi di Kafka? Mi dispiace, non l'ho vista. Ma come? Non ho visto neanche questa, non ha importanza. La mattina, quando iniziamo le lezioni, Cardini nel suo banchetto è tranquillo. Piccole cose, piccole gesti, sembra non succedere nulla, ma tu inizi a vedere le alucci, le zampette, e quindi tu vedi la mosca. Così è Cardini. Poi all'improvviso il dramma. Aiuto! Cosa mi sta succedendo? E la mosca vola, si dibatte. La mosca va al suo e urla di paura. Aiuto! Aiuto! Ho Cardini dentro! Fatelo uscire! Fatelo uscire! Sì, perché lui non è Cardini che fa la mosca, ma è la mosca che fa Cardini e si spaventa! A questo punto la mosca va. E Cardini si rivolge alla sua compagna di banco Menegozzi e gli dice: ti prego, aiutami, aiutami, guardami, aiutami, non sono una mosca, fammi uscire, ti prego, voglio solo che tu mi voglia bene, niente. Ma lei è stupefacente. Ci lo dico, cosa lì una fiducia di e metti a fermare tutto quanto. Io, se mi permette, al contrario, vedo un encomiabile coinvolgimento nella vicenda di questo ragazzo. Sì. Io posso portarlo da 5 a 6, e tu, Mordilaro, che fai? Almeno uno me la fate bocciare! Gli altri? Ah, questo Cardini, ogni volta che lei mi lascia l'arte di amarmi from, si mette a cedere in maniera imbarazzante! Non si può e non si deve lasciar correre, non si può e non si deve. Mi spiace? No! No, non se ne parla proprio! Figuriamoci! Impossibile, no, preside! No, preside, un momento! Riapriamo il caso Cardini, c'è ancora luce! Buono, abbiamo finito. Purtroppo il ragazzo è bocciato, non mi piace. Però noi abbiamo fatto un ottimo lavoro, una bella classifica. Scusatemi, ma vi devo lasciare lo studino della quarta F. Arrivederci e buone vanze. Ma questa la quarta F? Bene, la compagna. Questa è la chiave del mio motorino. Non farti male, fai quale vacanza. Mi dispiace che te ne vai. E perché Cardini è stato bocciato? E adesso chi glielo dice, sai, se stavamo insieme? Cardini, mi dispiace. Senti, no, aspetta. Ti devo chiedere una cosa. Togli la curiosità. Senti, tutto questo tempo passato insieme, non mi ero mai accorto che ti eri innamorato di uno di fuori. A me lo vuol dire chi è? Guarda l'orario. L'orario? E sono le 16:05. No, questo orario. Perché? Ciao. Cirrotta, quella sera a Verona, quando avete fatto il pigiama party con Maiello, lei si è divertita? Ma che... la mummia era! Ma allora ero io, guarda questo orario, una tessitura d'amore! Ma ieri il questionario, devi firmare il questionario! Guarda questo orario, tutto fatto per passare il tempo insieme, entrare insieme, uscire insieme e passare.
lavorare soprattutto tanto tempo insieme e non mi ero mai accorto di nulla, mai! Mai accorto di nulla. Cardini! Cardini! Cardini delinquente, vieni qua! Sei stato bocciato per la terza volta! Se il prossimo anno non ti metti a studiare, ti spezzo la schiena! E ti faccio fare un bel corso sull'attenzione, perché sei sempre...